incontrare le associazioni che si occupano di padri separati e famiglie monogenitoriali nasce da un'esperienza che noi abbiamo avuto a Bolzano. I ragazzi di Bolzano hanno lanciato un'iniziativa ospitando in una situazione dei padri separati che erano in difficoltà. Quindi nasce innanzitutto dalla propensione al sociale di Casa Mamma Italia, e quindi dal problema concreto del padre separato, che oggi è un soggetto in difficoltà più delle madri, ma non sempre naturalmente. Quindi è un esempio, è un modo per interagire anche con delle fasce della società che per performamenti potrebbero non apparire in linea con Casa Pound, e che invece rappresentano anche una tipologia di problematica sociale che a Casa Pound interessa, anche relativamente al problema dell'emergenza abitativa, che sappiamo è il problema su cui nasce questo movimento, che insomma per primo questo movimento ha cercato di risolvere, al quale ha cercato soluzioni. In questo ci sono stati una serie di incontri prima con Diego Sabatinelli e Sheila Bobba, poi con altre associazioni che hanno anche invitato a parlare Simone, appunto, per sapere quale fosse la posizione di Casa Pound su questo tema. E la serata di oggi vuole essere non solo una conferenza, ma anche un momento di incontro con tutte le associazioni, un momento di apertura di Casa Pound rispetto a un mondo che forse qualche volta è stato anche un po' sacrificato, insomma, dalla politica. Quindi un momento di ascolto da parte nostra, ma anche di proposta, e per questo forse la cosa più opportuna è far cominciare a parlare Simone, che spiegherà qual è la nostra proposta per i padri separati e le famiglie monogenitoriali, nello specifico in questo caso rispetto a quello che può fare la Regione Lazio, perché Simone Di Stefano è il nostro candidato governatore di Casa Pound alla Regione Lazio. Quindi e poi da quello inizieremo, insomma, ad affrontare alcune tematiche più specifiche con gli altri relatori di questa sera, che sono Marino Maglietta, che è uno dei padri della legge sull'affido condiviso, con Diego Sabatinelli, che è il segretario della LID, e con l'avvocato Alessandro Gerardi, che è un esperto di diritto di famiglia. Allora lascio la parola a Simone Di Stefano. Grazie mille. Come diciamo precedentemente, Casa Pound Italia pone l'attenzione sul problema dei padri separati soprattutto dal punto di vista sociale, ovvero di tutta assistenza che i padri separati, quelle cosiddette famiglie monogenitoriali, oggi c'è molta discussione proprio da questo punto di vista, perché spesso e volentieri si può usare il termine famiglia monogenitoriale quando poi comunque nel 95% dei casi parliamo di un padre separato. A volte si creano questioni di genere sulla vicenda, da una parte abbiamo anche magari mogli separate che lamentano il fatto che a volte gli scorretti sono anche i padri separati, che magari nascondono bene tutto quanto, però è ovvio che non è questo l'approccio che dobbiamo avere sulla vicenda. Non è una battaglia di genere, è semplicemente una questione di buonsenso, è una questione di visione sociale di come inserire la famiglia monogenitoriale, che è un dato di fatto oggi a cui lo Stato non può sottrarre lo sguardo. A nostro avviso lo Stato è comunque sia un regolatore di fenomeni in atto, e quanto possibile lo Stato può indicare una via, ma soprattutto in questo caso non deve cercare di indirizzare la coppia a salvarsi per forza, perché c'è bisogno di tenere in piedi la famiglia a tutti i costi. La famiglia monogenitoriale, le separazioni sono oggi un dato di fatto pensante di questa società, e non si può continuare a immaginare che lo Stato si privi in qualsiasi maniera di un riconoscimento, appunto, della famiglia monogenitoriale. Un padre con un figlio separato è una famiglia, naturalmente una madre con un figlio è pur sempre una famiglia. Bisogna ad
adeguare tutto quello che è il sistema sociale al riconoscimento completo di questa nuova forma. Non vogliamo fare ingegneria sociale, non vogliamo stravolgere nessuna visione del mondo, semplicemente vogliamo dire appunto che il padre separato, che è poi il 95% del caso della famiglia monogenitoriale, deve essere inserito immediatamente, visto che poi la separazione nasce sempre, il problema principale è quello della casa, il padre separato deve essere inserito in tutte quelle che sono le assistenze sociali riguardo soprattutto l'abitazione e l'emergenza abitativa, perché soprattutto la casa è diciamo, il punto principale da cui nasce, può rinascere il rapporto padre-figlio, ovvero questi bambini separati purtroppo non hanno pace finché non vedono che il genitore in difficoltà, in questo caso sempre il padre, si è sistemato. Per esperienza personale, penso di essere l'unico padre separato candidato governatore da Lazio o premier, so benissimo che il bambino l'unica cosa che desidera veramente è vedere che questo padre in qualche maniera ha trovato una collocazione stabile, cioè vedere che papà ha un tetto, che sotto questo tetto si possa vivere questo rapporto e che questo rapporto sia il più stabile possibile. Allora, di fronte a questo non è fare l'interesse del padre o della madre, è semplicemente fare l'interesse del bambino. Di questo oggi c'è bisogno, di questo oggi la politica si interessa poco, la questione verte spesso anche giustamente su tutte quelle che sono le tematiche legate all'affitto condiviso, alle battaglie che si fanno alle aule per chi sfortunatamente si separa e poi ha una separazione conflittuale molto forte. Ci sono anche situazioni in cui la separazione, come nel mio caso, non è conflittuale, c'è un accordo preciso, però sottoscritto come tanti altri padri ha deciso in quel caso di lasciare l'abitazione ovviamente alla madre per vivere il suo rapporto con il bambino. Dall'altra parte lo Stato deve riconoscere a me almeno il diritto di essere inserito in graduatoria per avere l'alloggio popolare, o se no studiare una vera e propria forma atta esclusivamente per esempio ai padri separati. Il Comune di Roma ci ha provato, ha fatto un'iniziativa che era la casa del papà, mi pare, iniziativa blanda a nostro avviso assolutamente inconcludente, perché si è preso un residence e poi se si può andare pure a indagare di chi sono questi residence, quanto paga il Comune d'affitto ai proprietari di questi residence, magari ne troviamo delle belle, però il discorso è che queste case, che erano veramente povere rispetto a quello che è il problema, venivano date in pari a 200 euro al mese con un periodo di un anno più eventualmente, come a dire che comunque sia, se tu poi non trovi la soluzione da solo in quanto uomo intraprendente, la colpa è tua. Quindi non è che ti do un'assistenza, però ti do una mano, perché tu comunque devi risalire la china da solo. Allora, risalire la china da solo è impensabile, anche a fronte del fatto che questa città e questa regione vivono un'emergenza alloggiativa che è incredibile. Abbiamo dei prezzi folli e pazzeschi per quanto riguarda quello che è anche l'affitto semplice di un appartamento. E quindi dire che un padre ha diritto a dare 200 euro al mese per un anno più uno vuol dire comunque mettergli una spada di Damocle che non è certo la soluzione, cioè non è la soluzione anche psicologica del problema. Ci vuole tranquillità. Se un uomo non trova questa tranquillità non può vivere serenamente nessun rapporto con nessun bambino. Quindi lo Stato deve intervenire in maniera diversa, non in maniera così paternalistica, ripeto, perché a mio avviso si tratta anche di paternalismo, dire che beh, tutto sommato tu sei un uomo, ti devi ritirare su con le tue forze. Non è così. Lo Stato deve essere presente e ti deve aiutare. Poi ovvio, nessuno si deve adagiare nelle situazioni, perché c'è anche il rischio che chi si adagia. Ma io vi garantisco che i padri separati non hanno nessuna voglia di adagiarsi. Hanno soltanto voglia di vivere questo rapporto con estrema dignità. Tutti quanti ci impegniamo fortemente per ritornare ad essere uomini liberi, lavoratori, senza problemi economici e finanziari, però lo Stato in qualche maniera ci deve riconoscere il fatto che siamo delle famiglie. Quindi su questo Castaldo ha preso un impegno preciso, inserendo all'interno del proprio programma questa visione nello specifico. Ovviamente tutto questo da adire poi all'idea che entriamo nei discorsi, nella legge dello Stato, nelle nuove forme di diritto di famiglia, in tantissime argomentazioni che possiamo anche affrontare tranquillamente con chiunque, però ripeto, il nostro approccio è esclusivamente sociale, ripeto, la nostra visione è quella di affrontare un fenomeno in atto. Questo vogliamo fare e oggi vogliamo parlare con le associazioni per approfondire il problema, per capire bene dove la politica può e deve intervenire. Dove la politica può e deve intervenire. Noi siamo pronti a farlo, a raccogliere qualsiasi istanza e soprattutto a parlare con chiunque. Permettetemi questa chiusura.
questa volta ha sempre discusso di tutto con tutti quanti. Qui è venuta la signora Paola Concia a parlare dei diritti delle coppie, di fatto anche quelle omosessuali, solo per il fatto di essere venuta qui è stata presa in strada, apostrofata dai nostri avversari politici, quasi malmenata, soltanto per essere passata qui a parlare. Oggi il signor Ruotolo mi ha gentilmente non stretto la mano, per una questione secondo me di civiltà e maleducazione più che una questione politica, ed oggi abbiamo una sinistra più o meno estrema che sta basando tutta la sua campagna elettorale su chi parla o non parla con Casa Pound. Il Grillo parla con Casa Pound, allora dobbiamo mettere in croce. Oggi hanno scoperto che l'altro ieri sono stato a Latina a un convegno dei giovani del Partito Democratico e subito sul Fatto Quotidiano è uscito un articolo: vedete, quelli del Partito Democratico hanno parlato con Casa Pound, quindi questi vanno a esplosione. Chiunque parla con Casa Pound non ha più diritto di fare politica, alla fine dobbiamo votare tutti per ingroia. Questo è il senso della vicenda. Radicali, neanche a dirlo, i radicali considerati il male assoluto, proprio perché parlano con tutti. Quindi cioè, qui andiamo a esclusione, e purtroppo secondo me la esclusione alla fine rimarrà a Casa Pound con tutti quei soggetti che sono disposti e aperti, liberando uomini liberi davvero a parlare con noi. Questo per me è importantissimo, vogliamo continuare su questa linea, siamo aperti al dialogo con tutti, ricordiamocelo sempre. Grazie. Facciamo direi un giro di interventi e poi gli interventi dalla sala, così anche le altre associazioni che sono venute possono porre delle questioni. Allora parla il professor Maglietta. Non me l'aspettavo, la scaletta è comunque allora io devo dire una cosa. Di solito succede che quando ci si trova ai convegni, quindi c'è una specie di pluralismo di voci, no? Contributi complementari, di solito si parte da premesse uguali, impostazione di problema simile, e poi magari alla fine si trovano soluzioni diverse, indicazioni un po' diverse. Io questa sera invece mi sono riconosciuto nelle conclusioni, meno nell'impostazione, cioè a me la famiglia monogenitoriale o mononucleare non mi sta bene, proprio per niente, cioè io sono presidente di un'associazione che si chiama Crescere Insieme, e quindi per me il concetto è che non c'è il bambino che sta o col padre o con la madre, nel senso che il giudice fa una scelta o dell'uno o dell'altro, e l'altro sì esiste, vedrà anche il figlio, ma sempre in forma residuale, perché mi sembrava sinceramente che fosse questo realisticamente, perché è così. Ma io con te, per quello dico, concordo sulle conclusioni, nello senso che lo stato di fatto è quello, quindi magari è anche giusto sicuramente fare degli interventi concreti, pratici, per trovare una casa a quello che viene espulso, ma secondo me non dovrebbe essere espulso proprio nessuno, cioè si parte da un concetto diverso, che è quello, la parola coniata nel 94 di bigenitorialità, diamogli un senso un po' diverso. Questo bambino, come si dice giustamente, ha dei diritti, il primo diritto che ha è quello di un rapporto equilibrato con tutti e due, che vuol dire che i compiti di cura, i tempi, le opportunità sono simili, sono equiparabili, intercambiabili, flessibili. Il collocatario non c'è. Questo collocatario, che tu non sei evidentemente allora in conto, è un'invenzione della magistratura. Quindi la conciliazione per crescere insieme nasce a monte, non dovendoci essere il collocatario, anche però nella casa si pone in un modo diverso, perché se questo bambino passa più o meno lo stesso tempo col padre e con la madre, il problema della casa c'è comunque, perché due, essendo due che stanno in una casa sola, c'è bisogno di una seconda casa, ma questa seconda casa troverà una soluzione probabilmente un pochino più fisiologica, pensando che se è chi ha, genitore A, se la tiene A, perché il bambino in quella casa starà più o meno per il tempo lo stesso. Quindi quello che si vuole praticare, in certa misura risolvere, non è il problema di una seconda ulteriore casa, che questo esiste, ma del villaggio dei genitori che ci sono, i non affidatari, i non collocatari, i non corresidenti, i secondari, capito? Cioè questo concetto qua secondo noi è una, come dire, una dichiarazione di sconfitta in partenza. Noi non lo possiamo accettare.
dobbiamo dire che certamente caso per caso sarà un problema che potrà riguardare la madre come il padre, per cui il villaggio dei padri sfigati non mi piace, cioè per me è un concetto inaccettabile, questo volevo dire. Dopodiché servono queste case, perché la seconda casa serve, è bene che le risorse del Stato, del Comune, della Regione, quell'ente che si mette disponibile ci siano. Ma non che questo debba avere come dire, una preindicazione a priori per motivi di avere creato la famiglia a priori, dalla sentenza deve uscire quello che sta col bambino e quello che ha la visita. No, il diritto di visita è contestato da noi. Detto, cioè crescere insieme vuol dire che il bambino ha un rapporto equilibrato. Detto questo, appunto, il problema della casa io lo considero importante. Certamente, ma proprio perché è tanto importante, per esempio contesto il discorso dei pernottamenti, cioè non si dà il pernottamento al bambino col genitore non collocatario, il padre diciamo pure prima che abbia compiuto 3 anni, perché mai ci dormiva fino al giorno della separazione. Quindi spezzare tutti questi a priori, questi pregiudizi, tutto questo fa leggere poi il tema dell'assegnazione della casa in un modo diverso. Il genitore che il figlio si trasferisce, anche lì c'è un problema della casa. Perché per quale motivo la casa familiare scavalcando il titolo di proprietà viene data al genitore collocatario? Perché si parte dall'assunto che al bambino faccia male essere sradicato dal luogo dove è nato e cresciuto. Questa secondo noi è un'arbitraria assunzione, perché quel bambino magari in quella casa, rispetto a quella casa, ha dei ricordi tragici, pessimi, non vedo l'ora di andarsene. Oppure rimanendo lì si deve alzare un'ora prima perché al cambiamento di scuola avrà la scuola più lontana, quindi tutto questo sarebbe da verificare, non dobbiamo descontare. Quindi la partenza di tutto questo ragionamento che fa crescere insieme è che noi dobbiamo partire dalla garanzia di certi diritti della famiglia separata che non riguardano solo il figlio, si parte dal figlio, ma se la soluzione per il figlio è sensata e ragionevole, poi si risolvono meglio anche i problemi degli adulti. Facciamo un esempio di cui si straparla in ogni tempi di elezione. La donna, veramente il film Berlinguer ti voglio bene, la donna, e l'uomo, ecco. Cioè, questa cosa battuta non è una battuta, è vero. Cioè, la donna ha dei diritti, si parla solo di quelli, no? Anche questo non mi torna molto. Bene, si parla delle pari opportunità, con le quote rose, questo è un ragionamento inaccettabile. Del mantenimento del coniuge nelle condizioni godute in costanza di matrimonio. C'è un solo paese al mondo che ha questo sistema di affrontare imposte a separazione, l'Italia. Nessuna cultura, dalla sudamericana all'orientale all'anglosassone, c'è il mantenimento del coniuge, del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. E questi sono, come dire, degli assunti ideologici di cui ci vorremmo sbarazzare. Allora, torno alle pari opportunità. Beh, se la madre non smetterà di avere questa cura esclusiva e quasi patologica da cordone ombelicale che non si taglia mai col figlio, probabilmente, anzi sicuramente, godrà di pari opportunità. Quindi il compito della cura del figlio deve toccare al padre e alla madre, ripartito in modo bilanciato, equivalente, con sacrifici comparabili. Questa è la via per avere le pari opportunità, non la garanzia della quota rosa, perché sono, secondo me, delle scemenze. Ecco, e tutto quindi si articola, io vorrei poi sentire la vostra opinione, nella visione di crescere insieme. Si considera anche certamente che ci sono genitori inadempienti, ma l'inadempimento non deve avvenire attraverso il mancato pagamento dell'assegno. Il concetto dell'assegno è un'altra cosa da buttare alle ortiche. Stiamo parlando del mantenimento del figlio adesso, il coniuge lo abbiamo un momentino messo da parte. Al mantenimento del figlio ciascuno deve provvedere di persona, cioè non si capisce perché io devo delegare lei di comprare al nostro figlio le cose che gli posso comprare io. Se gli do dei soldi, il figlio non ha più, non riceve più da me come dalla madre ciò che gli serve. C'è un genitore che provvede ai suoi bisogni e magari si lamenta anche perché con quei 4 soldi che gli arrivano dall'altro genitore non ce la fa. Questo non è corretto. Quindi io concludo per questo giro almeno dicendo: sono d'accordo sull'opportunità di sollecitare le istituzioni a mettere a disposizione degli alloggi, ma il tutto dovrebbe essere inserito in una premessa di carattere un po' diverso. Sì.